io ho fatto i complimenti alla mia squadra per la prestazione che hanno sciorinato oggi contro una grande squadra, contro una squadra da un valore tecnico individuale altissimo. Sapevamo benissimo che se avessimo commesso mezzo errore contro le botte di fuoco della Vastese, ci poteva costare caro. Siamo stati perfetti per 70 minuti. E è chiaro che contro una grande squadra, se crei come quello che abbiamo creato noi e non chiudi la partita, è chiaro che la partita, soprattutto in Serie D, soprattutto con squadre così forti, è sempre in gioco. Quindi io non ho niente da imputare ai ragazzi, sono un allenatore, quindi giudico la prestazione c'è stata, la prestazione è stata importante, ripeto, c'è sempre una squadra forte di contro, era un derby atteso. È chiaro che c'è rammarico per come è finita, soprattutto anche perché nei minuti di recupero abbiamo avuto due grandissime, ulteriori grandi palle per andare a vincere la gara. Quindi non posso imputare niente alla mia squadra. È chiaro che c'erano due grandi squadre in campo e è uscito fuori un pari che archiviamo senza nessun problema. Quarto risultato utile consecutivo. Noi stiamo facendo un percorso. Non ho mai guardato la classifica, non abbiamo e non ho mai illuso né me stesso né nessuno. È chiaro che per mantenere, per arrivare prima possibile alla salvezza, c'è da fare un percorso di continuità. Questa continuità c'è perché dopo tre vittorie ci poteva stare un pari. È chiaro che abbiamo fatto del tutto per vincerla, però c'era anche un avversario. Assolutissimamente, io infatti analizzo la prestazione, io sono soddisfatto, primo tempo ottimo, non abbiamo concesso nulla, abbiamo creato, poi siamo andati in vantaggio il secondo tempo, è chiaro che lì ci vuole il colpo del KO, ci abbiamo avuto la possibilità di chiudere la gara, non ci siamo riusciti, poi c'è una Vastese da grandi calciatori, è uscito fuori un episodio, loro sono stati bravi a forse capitalizzare al massimo l'unica piccola ingenuità, però nel calcio ci sono e quindi è un pari che ce lo portiamo a casa e da martedì lavoriamo con la massima serenità. È chiaro che era un derby atteso, è chiaro che c'era una bella cornice di pubblico, ci tenevamo tantissimo a regalare una quarta vittoria consecutiva ai nostri tifosi che sono sempre splendidi, ci hanno sempre aiutato, ci sono sempre stati vicino. E anche l'abbraccio finale con la curva ne è testimonia dell'affetto che pian piano sta ritornando e che c'è in questa nuova avventura dell'Avezzano Calcio. Questo ci fa piacere. Ripeto, la Serie D è un campionato durissimo, ne testimonia oggi i risultati, ho visto dei risultati sorprendenti. Stare lassù, diciamo, io non la guardo, ma stare lassù, soprattutto lontano dalla zona playout, è quello che mi interessa. Sì, credo che hai centrato, nel senso che nel primo tempo abbiamo sofferto un pochino la loro forza fisica e la loro brillantezza, perché avendo giocato sabato erano un pochino più freschi di noi. Nel secondo tempo abbiamo preso meglio le misure, abbiamo fatto qualche correttivo e la partita era in equilibrio, non c'erano state grandi occasioni perché tutte e due le squadre hanno creato qualche presupposto, ma conclusioni a rete non ce ne sono state. Nel momento in cui l'Avezzano ha trovato il gol, i ragazzi sono stati bravissimi a non perdere la calma, a continuare a giocare come stavano facendo e credo che il pari alla fine ci possa stare un pareggio meritato e che le squadre, per quello che è successo in campo, sia risultato giusto. Guarda, facevo una considerazione dentro lo spogliatoio. Se noi a Porto d'Ascoli non avessimo perso, noi avevamo un punto in più e loro due punti in meno. Oggi il Porto d'Ascoli è primo in classifica, sembrava che fosse un delitto che noi avessimo perso col Porto d'Ascoli. Il Porto d'Ascoli è una squadra esperta, come questa qua dell'Avezzano, è una squadra tosta. Questo girone è complicatissimo. La San Benedettese ha riperso un'altra volta, l'Alba Longa non ha vinto, il Fano ha perso. Cioè, il girone è molto equilibrato, i punti di distacco da sotto a sopra sono pochissimi e io per questo ribadisco e faccio un grande elogio ai miei ragazzi che il punto di oggi ha un valore incredibile, che magari lo troveremo più avanti, è normale che poi questo pareggio andrà valorizzato in altre partite, però oggi prendiamo questo punto perché è un punto importante contro una squadra importante. La Vastese l'anno scorso è arrivata quinta in classifica, noi vorremmo migliorare quello che è stato il cammino dell'anno scorso perché la società vuole
vuole questo, ha preso giocatori importanti per la categoria, che però vorrei ricordare che è una squadra completamente nuova, va assemblata e le difficoltà ci sono, perché in questo girone non ti regala niente nessuno, i campi sono molto molto difficili.